Posso? Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo tanti, vi pregherei un minimo di silenzio. Buongiorno studenti, studentesse, professori e professoresse. L'evento di oggi ha il titolo Dal mito alla storia, il racconto dei bronzi di Riace. Con Daniele Castrizio, professore ordinario di numismatica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina. È autore di molti saggi e articoli scientifici su tematiche numismatiche, iconografiche, storiche e di storia dell'arte greca e romana, dedicando parte della sua attività alla divulgazione scientifica, utilizzando vari strumenti dal blog alla narrativa, dalla realtà aumentata ai fumetti, dai video didattici alle mostre. Una parte rilevante della sua produzione scientifica è stata dedicata allo studio dei bronzi di Riace rispetto ai quali è considerato uno dei massimi esperti a livello internazionale. Per Rubettino ha pubblicato nel 2023, insieme a Saverio Autelitano e Cristina Ilaria, Dal mito alla storia, il mistero dei bronzi di Riace. Le immagini che vedremo sono a cura di Saverio Autelitano, visual designer, fotografo e videomaker e un professionista della comunicazione visiva. Già membro dell'Associazione Nazionale Tecnici Pubblicitari e attualmente membro dell'Associazione Nazionale Fotografi. Ha illustrato diverse pubblicazioni scientifiche nel settore dell'archeologia. Negli ultimi anni si occupa di public history e ricostruzioni grafiche di supporto alla ricerca e alla divulgazione scientifica. I suoi lavori sono stati esposti presso diversi musei e istituzioni. Buongiorno a tutti, sono Florindo Rubettino, grazie per essere così numerosi a questo incontro, questo primo incontro di lotta dell'ottava edizione di Sciabaca. Eh, sono molto felice, siamo molto felici no, di Rubettino di vedere questa sala eh, gremita di, soprattutto di giovani, perché questo, come avrete capito, è un incontro che ha eh, sicuramente un audience eh, intergenerazionale. Per oggi noi proveremo a declinarla in eh, chiave eh, Didattica per avvicinare voi ragazzi alla conoscenza di questo straordinario eh, patrimonio che ci viene dal passato, quindi consentitemi di ringraziare il liceo scientifico Galilei di Lamezia Terme l'Istituto istruzione Superiore Costanzo di Decollature, eh, saluto anche la dirigente che eh, è presente eh, e quest'anno per la prima volta abbiamo anche eh, la scuola media con l'Istituto Rodari, quindi ringrazio anche in questo caso dirigente eh, docenti, tutti i docenti di tutte le scuole e naturalmente tutti i ragazzi che sono, che sono qui presenti. Ehm, I protagonisti di questa mattinata vi sono stati già presentati, eh, ringrazio anche loro per essere naturalmente qui presenti, Shaba che è arrivata all'ottava edizione, è un festival eh, pensato, prodotto da Rubettino in collaborazione con l'amministrazione comunale di Soria Mannelli. Eh, il nome Shabba, che lo dico per i ragazzi, eh, deriva da un termine che è in uso nei dialetti meridionali eh, che indica la rete da pesca eh, di derivazione araba eh, e che abbiamo scelto perché insomma, ha molto a che fare con il nostro passato, con le nostre radici. Eh, in qualche modo l'idea della rete che noi siamo abituati spesso a, con un inglesismo a chiamare network, però ci piaceva appunto eh, costruire questo cortocircuito. La rete, come sapete oggi, eh, le reti sono la nostra quotidianità, quindi è un invito a costruire reti, a costruire ponti, a, ad abbattere gli steccati sia tra popoli, sia tra nazioni, sia tra... Eh, eh, discipline e quindi a guardare con mente aperta e con sguardo aperto alla, nel, nel, modo più ampio, nel modo più ampio possibile. Eh, Brodel, che è il più grande storico del Mediterraneo, parlava della civiltà mediterranea come un insieme di civiltà, come un mare in mezzo alle montagne. Anche per questo noi abbiamo. Eh, voluto creare questo cortocircuito eh, in un territorio interno, in un territorio montano, parliamo eh, e a, abbiamo scelto il titolo che ricorda un po' un'identità più marittima, più marina, più mediterranea, anche in questo caso per eh, provare a dire che eh, non bisogna mai ragionare per eh, polarizzazioni, per contrapposizioni per sottrazione, bensì per addizione, quindi mettere insieme quello che viene da più cultura anche, anche in questo caso. Avremo un uh, programma ricchissimo che va dalla storia all'economia, uh, all alla, alla scienza, ci sarà una, una bella lexio magistralis sull'intelligenza artificiale, che come sapete è eh, una delle chiavi per, per, per muoversi eh, nel futuro, ci sarà eh, L'antropologia, abbiamo aperto ieri con una, con una mostra e eh, con un incontro dedicato ai canti delle, delle tonnare. Eh, si parlerà di, del patrimonio enogastronomico che, de, che viene appunto dal, dal Mediterraneo e tantissime ricche occasioni di incontro, di conoscenza, di, di consapevolezza. Eh, avremo la presenza anche di due eh, ministri della Repubblica. Eh, con uno eh, parleremo di clima, eh, dell'emergenza climatica e di tutto ciò che comporta. Eh, il ministro Musumeci, il ministro della protezione civile, e con l'altra, la ministra delle pari opportunità, Eugenia Roccella, parleremo eh, della, eh, appunto di, di tutto ciò che ha a che fare con eh, le pari opportunità, eh, ma anche eh, mh, ci racconterà la sua storia di. Eh, ragazza nata in un piccolo paese interno della Sicilia eh, e di come appunto grazie alla sua passione, allo studio, all'impegno ha, ha costruito una, una traiettoria sicuramente molto interessante. Infine ci saranno due momenti molto belli per il nostro territorio, uno sarà la eh, tappa a, a piedi del... Costituendo Cammino di Gioacchino da Fiore, che è un eh, percorso che si sta costruendo per ripercorrere le tappe di Gioacchino da Fiore e che attraverserà il nostro territorio eh, e che sarà un'occasione, ci auguriamo, di conoscenza e di sviluppo, come sta succedendo un po' in tutta Europa, eh, laddove ci sono eh, cammini che i viaggiatori possono eh, percorrere a piedi, e un'altra. Eh, importante iniziativa che va quest in questa stessa direzione è eh, la presentazione della ciclovia del Reventino Savuto, che è una grande infrastruttura, non solo materiale, ma anche immateriale, che fa conoscere la nostra identità, eh, fa attraversare eh, i nostri territori e fa conoscere appunto la storia di identità le persone eh, dei nostri territori attraverso appunto, la mobilità. Lenta in, in bicicletta. È un programma ricchissimo che, tra l'altro, sarà eh, sempre. Eh, Presenti, comunicato in diretta streaming sulla pagina Facebook e Youtube della casa editrice quindi si potrà, essere, si potrà seguire anche a distanza e anche eh, nei giorni successivi eh, io eh, vi ringrazio tutti per essere presenti, ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco a cui fra poco darò eh, la parola, tutti i nostri partner numerosi che ci accompagnano in questo percorso, i volontari che sono una risorsa preziosissima eh, di Sciabaca eh, tutt e tutta la squadra Rubettino che ha lavorato alla progettazione e alla realizzazione di questo incontro e che come sempre eh, ha speso energie eh, straordinarie per dare corpo a questa iniziativa grazie eh, buona buona ascolto Do la parola a Michele Cacchiodo buongiorno e benvenuti tutti in questa struttura che è diventata struttura comunale che è al servizio della nostra comunità che è nata ed è stata pensata Proprio per dare un supporto a, a tutto il territorio, alle aziende, alle scuole eh, e a tutto quello che si muove intorno, intorno a noi. Il saluto che porto il mio personale dell'amministrazione comunale e della città tutta di Soveria Mannelli, eh, questa bellissima pratea. Eh, le scuole, i giovani, voi siete il futuro del nostro, del nostro territorio, il futuro della nostra eh, regione ed è molto bello che si creino in questi momenti. Quest'anno abbiamo anche eh, i bambini più piccoli no? delle scuole medie per la prima volta. Saluto in particolare il liceo eh, Galidei, a cui sono particolarmente legato, l'ho detto anche l'anno scorso perché ci ho studiato io e ci hanno studiato i miei figli. Eh, L'istituto superiore Costanzo con la nostra. Magnifica dirigente, che è sempre in prima linea e siamo impegnati nelle nostre battaglie quotidiane in difesa delle nostre, delle nostre scuole. Te ringrazio soprattutto eh, l'azienda Rubettino, loro dirigenti, eh, per quello che fanno, per quello che sono. Eh, Shabba che è arrivato all'ottava all edizione, mattoncino su mattoncino si sta costruendo qualcosa veramente di importante. Florindo eh, ha parlato, ecco, ha ripetuto più volte il termine di cortocircuito, perché effettivamente non è qualcosa che passa, no, qualcosa che rompe, qualcosa è... A me piace però parlare anche di un altro termine che ho usato ieri sera, perché abbiamo aperto ieri sera, diciamo, all'interno dell'azienda, no, il termine connessione. Io credo che tutto ciò, quello che si sta facendo, eh, serva proprio per connettere le nostre realtà, realtà magari poco conosciuta, ecco, con il resto del mondo, con il resto dell'Italia, come loro fanno, no? Sono andati, vanno ogni anno al salone del libro, eccetera, a portare questa esperienza di una Calabria strana, di una Calabria diversa, di una Calabria che magari non ci si aspetta fuori, no? Ma la Calabria è anche questo, ci sono tante risorse, noi speriamo, la nostra speranza è che, ecco aziende come questa che danno un segnale positivo per tutto lo sviluppo della nostra regione ecco facciano in mo che, modo che questi giovani nel tempo possano restare nei nostri territori e trovare anche grandi occasioni di lavoro l'azienda Rubettino per sua è questo è ma è tanto altro eh, sono 50 anni che è qua che opera in questo territorio eh, credo che marchi proprio l'identità si sta costruendo anno per anno eh, non soltanto attraverso l'attività imprenditoriale il lavoro, le persone che, eh, le famiglie che sono legate a questa azienda ma attraverso le varie iniziative che vengono messe in campo e Shabaka è quella per eccellenza ma ce ne sono state anche altre stanno rendendo veramente ecco, l'elemento caratteristico di questo territorio come una bandiera un segnale di positività e di grande speranza per il futuro e voi qua diciamo siete, siete questo, siete il nostro segnale di speranza quindi grazie alla Rubettino, grazie alle maestranze che sono qua che collaborano ai volontari e a tutti voi che eh, siete diciamo la platea di questa giornata di oggi eh, particolare eh, per un'iniziativa veramente interessante che sono sicuro che seguirete con grande interesse. Grazie e benvenuti di nuovo. Grazie, signor. Siete tanti, ben trovati. Noi, come dire, vi abbiamo, abbiamo l'intenzione di farvi innamorare. Vorremmo farvi innamorare di due capolavori straordinari che sono appunto i bronzi di riace. I bronzi di riace eh, che tutto il mondo vuole e che sono una delle poche occasioni. Per la Calabria, per poter pensare di avere ancora più turismo, perché sono veramente unici al mondo. Ci siamo di studio da 25 anni, e la cosa bella è che penso di non che non finirò mai di studiarli perché ogni volta troviamo qualcosa di nuovo. Perché siamo qui? Perché abbiamo voluto. Fare questo libro con la Rubettino, perché siamo convinti che esiste un modo italiano di conoscere i beni culturali che è sbagliato. Noi quando andiamo a un museo, quando entriamo in una chiesa, quando vediamo un castello, quando vediamo un sito archeologico, siamo abbandonati a noi stessi. Si entra quattro pietre, una cresia, due quadri, non si capiscono, però dietro ogni cosa c'è un progetto. E la cosa importante, ho scoperto nel tempo, è che tutto può essere raccontato. Diceva Plutarco che i turisti, nell'epoca, nel secondo secolo d.C., andavano a trovare le rovine di Troia, la città di Troia, non perché volessero vedere, Plutarco, secondo secolo d.C., non perché volessero vedere quelle quattro pietre, quindi il concetto delle quattro pietre è già di Plutarco, ma perché si mettevano davanti alle, poste, alle porte Scee, l'ho fatto pure io quando sono andato a vedere le rovine della città di Troia e uno lì si immagina di qua uscirà Ettore, qua lo sta aspettando Achille, là sopra ci sono Elena, c'è Primo, c'è Andromeda che piange perché sta per arrivare e allora è la narrazione. Allora io ho la bronzite, purtroppo mi è venuta la bronzite nel 1981, tornavo da un viaggio in Inghilterra, il mio primo viaggio fuori Italia, torno e c'era la fila ai bronzi di Riace al Museo di Reggio. Faccio la fila, entro, e che vi devo dire voi che siete studenti? Avete presente Dante quando vede Beatrice? Pa, Rovinato. Da quel momento in poi, dall'81, io non sono riuscito a non tornare almeno una volta al mese a vedere i bronzi. Cioè io, se, se sto lontano... Immaginate me con la pandemia e con il lockdown. Insieme a Saverio mi sono fatto fare un'app. E col mio telefonino, punto tipo Star Wars, quando si vedono i personaggini tridimensionali, io quando mangiavo mi puntavo il telefonino su questa cosa e, e potevo vedere i bronzi tridimensionali. È una malattia. Allora io che ho questa malattia, accompagno, ho accompagnato tantissime persone a vedere i bronzi. E che cosa abbiamo potuto vedere? Che se non sono spiegati i bronzi, la gente non li capisce, ovviamente. È come a scuola, no? se non vi spiegano un teorema di matematica, chi lo capisce? e che cosa fanno le persone? voi andate a vedere i bronzi e state sei, seco sei secondi cioè il più grande capolavoro del mondo voi state sei secondi, sei secondi a guardarlo poi vi fate il selfie poi girate dietro state sette secondi non voglio fare battutacce ma il, il lato B piace molto di più del lato A dopodiché andate sul bronzo B e fate sei secondi puff selfie lato B e dopodiché ve ne andate, niente avevate capito dei bronzi all'inizio, niente avete capito alla fine. Mi siete soltanto riempiti gli occhi. Questo è il governo italiano, lo Stato italiano. Poi entrate in un museo, vaso di V secolo avanti Cristo, E uno gli può scrivere sotto, a me che me ne frega. Spiegami a che serve, spiegami che mito sta raccontando, spiegami cosa può servire alla mia vita. Perché anche con un vaso, per esempio, quando voi vedete in un vaso la concezione della morte, la concezione della pietà, tutti noi viviamo queste cose, soprattutto voi che siete giovani, cominciate a confrontarvi con temi importanti. Allora, vedere come le hanno affrontate, qual è la chiave poetica, di lettura, è una cosa che può servire. Si esce arricchiti, torna a noi. E allora, spieghiamoli questi bronzi. Per farlo, abbiamo il, forse uno, io lo dico tanto che se ne frega, uno dei migliori visual designer che abbiamo al mondo. Ho avuto questa fortuna di poterci collaborare con Saverio. E quindi, siccome lui è più bravo di me. Comincerà a spiegarvi cosa, come possiamo intanto integrare i bronzi. Poi vedete due statue. La prima cosa che faremo, e Saverio ci guiderà in questo cammino, sarà quello di vedere come erano fatti nell'antichità, come li vedevano gli antichi. Noi vediamo due statue, vediamo che, a, che cosa avevano sulla testa, di che colore erano. Vediamo di intanto ricostruirle e poi cerchiamo di capire la cosa per cui siamo qua. I bronzi, ve lo dico da prima, faccio lo spoiler. I bronzi sono una statua che inneggia alla pace, è una statua contro le guerre. È una statua, sono un gruppo di statue che dovevano convincere le persone che fare la guerra è inutile perché in una guerra perdono tutti. È un gruppo importantissimo: Augusto l'ha amato. Costantino le voleva portare a Costantinopoli da Roma, ecco perché si sono trovati a Riace. È un gruppo che dà un messaggio fortissimo di pace contro l'egoismo, contro la sete di potere. Ma per arrivare a questo che vi ho detto dobbiamo fare tutti i passaggi. E cominciamo. Saverio, a te. Iniziamo, grazie. Io prima di spiegarvi la, la parte più tecnica, il pippone tecnico però vedrete interessante. Volevo farvi capire, come in tutto questo lavoro l'idea di fondo che abbiamo io e Daniele che abbiamo avuto io e Daniele è stata quella di mettere insieme professionalità diverse per poter studiare le cose da diversi punti di vista, per poterle visualizzare e soprattutto creare una proposta che sia credibile e anche visivamente credibile, ma soprattutto scientificamente credibile. E quindi dall'unione della parte scientifica e dell'altra parte scientifica ma visiva viene fuori quello che vi racconteremo che cosa vi diciamo due bronzi? i bronzi, Daniele vi ha anticipato che sono due, due capolavori unici ma sono unici nel vero senso della parola perché non ci è rimasto praticamente niente di questo livello dell'arte greca antica vi faccio un esempio hanno delle caratteristiche anatomiche che sono incredibili per esempio Qualcuno afferma che queste due state sono state fatte a ah, decenni di differenza. Ho preso una metà di uno, una metà dell'altro e le ho accostate. Che mi dite? Vi sembrano fatte da due scuole diverse, due botteghe diverse? Io credo di no. Anche perché se andiamo a vedere nel dettaglio le due metà dei corpi pure che ho associato sia avanti che dietro, io dubbi non ne ho più aver fatto questo confronto hanno delle caratteristiche anatomiche uniche hanno caratteristiche di colore di, di materiali per esempio uniche Daniele mi ha insegnato questa cosa io poi sono andato a guardarmi unica caratteristica al mondo le uniche statue che conosciamo che hanno questa pietra colorata del sacco lacrimale degli occhi cioè, dove le troviamo queste caratteristiche questi dettagli? In nessun posto. Gli occhi dovevano essere qualcosa di incredibile, fatti di diversi materiali. Oggi c'è rimasto solo qualcosa di opacizzato, ma erano lucenti, colorati. C'era l'iride che era fatta di pasta vitrea. Quindi immaginate questo, questo iride realistico e questo bianco della sclera fatto di materiali che a vederli sembrano davvero vivi, o soprattutto i denti, i denti di A. Che ci fanno poi intravedere qualcosa che Daniele vi spiegherà dopo, che è la parte più interpretativa delle statue. L'unica statua al mondo che mostra i denti, che fa vedere quanto è arrabbiata, è la statua dei bronzi grigiaci. Guardate, guardate che dettaglio, i denti d'argento e le labbra di rame. V vediamo, vediamo tutto quello che si può leggere e ricostruire. Ad esempio, se noi andiamo a guardare la testa, partiamo dalla testa di A. Vedete questi segni? C'è questo segno triangolare sul lato e questo incavo dietro. Che cosa può essere? Mo guardate, ho sentito il letto di cose di, di, di ogni genere. C'è chi ci ha messo in testa un ombrellino, chi ci ha messo in testa cappelli di pelo, chi ci ha messo qualunque cosa. L'unica cosa, che, come vedrete, che combacia è un elmo corinzio. Non un elmo corinzio qualunque, come vediamo. Vedete, qui c'è un appoggio avanti questi riccioli sono stati modellati per appoggiarvi qualcosa, che è l'elmo. Anche sulla testa ci sono i segni di un perno. Questo perno serviva a far tenere l'elmo sulla testa con tutte le intemperie. Considerate che queste statue erano esposte per secoli all'esterno, quindi dovevano resistere a vento, pioggia, tutto, <ride> qualunque cosa. Questi segni ci fanno pensare, l'unica risposta possibile, è che si tratti di un elmo corinzio del V secolo a.C., Ora, vi do una data precisa, perché è un tipo di elmo che viene fatto in quel periodo e che calza perfettamente con i segni che abbiamo. Credetemi, ho provato a mettere qualunque cosa, qualunque tipo di elmo, anche per scherzo, a volte con Daniele ridevamo, c'è chi ci ha messo elmi a pileo, di tutto. L'unico che combacia con i segni è l'elmo Corinzio del V secolo a.C., non si può scappare. Questa è la ricostruzione che propongo con i dettagli degli occhi anche come vedete e con il picciolo mancante, parti mancanti e vede come calza perfettamente come un guanto. Ricordo una sera, chiamo Daniele, dopo che ho fatto questo esperimento, vendi modelli tridimensionali. Daniele, se abbiamo qualche dubbio ce lo siamo levato Ho messo questi elmi, ne ho modellati due, sono uno al British a Londra e un altro a Berlino, se ricordo bene, sì. Eh, sì, 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 sì all'alternativa, bravissimo. Eh, li ho modellati ed entrambi. Due elmi corinzi del V secolo a.C., presi a due posti diversi, che stesso periodo calzano tutti e due sulle due statue. Come vedete, anche la testa di B è lo stesso discorso. Vi faccio vedere una cosa, ora ci torniamo. Guardate questa testa di Atena, è questo segno triangolare lasciato dall'elmo. Ricordatevelo perché lo rivediamo su questo amico, questo ragazzone qui, che è B. Chiamiamolo B, come la fantasia dell'archeologia A e B. Allora, vedete che ci sono queste due placche, diciamo di rame, credo sia bronzo, con una percentuale di fusione particolare che sembra rame, ma sembra del, come dire, del cuoio, mima il cuoio, come fosse questo rame martellato per far, far capire che si tratta probabilmente di una cuffia di cuoio. Ci sono segni anche dietro, segni di strappo probabilmente, qua vedete come li ho modellati. Sono pezzi veri sulla statua, questi e ci sono segni di strappo di qualcosa che doveva appoggiarsi su questo scalino molto pronunciato. Anche dietro si vede il segno, vedete? O sotto l'elmo doveva necessariamente esserci qualcosa per coprire questa nuca vuota. Anche soprattutto abbiamo i segni di questa cuffia perché abbiamo i chiodi per fissare i paraorecchie. E questo segno è interessantissimo: questo, il segno di un sottocola in mezzo alla barba è netto, si vede chiarissimo. Allora, cosa può essere? Può essere sotto l'elmo corinzi, di cui vi parlavo. C'è questa simulazione, chiaramente, per quanto si può vedere, di questa cuffia. Daniele l'ha studiato, ha fatto un libro su queste cose, che è tutto sui segni di comando dell'antichità. Questa è la cuffia del comandante, lo stratego, il re. Insomma, è una figura di comando. È geniale perché vedete questo ricciolo dietro. Una volta sceso l'elmo, si vede solamente il ricciolo i tuoi ti vedono, sai che sei il comandante, ma chi è davanti non lo sa, quindi è un'invenzione geniale. Però questa cosa ci aiuta a capire che si tratta di un comandante, un re, diciamo un re. Vedete, qui c'è un riscontro che ho evidenziato, una moneta, questo è un altro, e questo è un vaso che si trova a Roma, se non sbaglio, è Ettore, nei è musei vaticani, è Ettore, è giusto? Sì. Questa è la ricostruzione che propongo, ancora una volta, e vedete come i segni, anche i perni di fissaggio, c'è tutto, cioè, se uno si mette a guardare i segni, basta leggere i segni per capire quello che c'era sulle statue. Ve lo dico perché è il lavoro di Daniele di 25 anni, ma anche il mio degli ultimi 10-15 probabilmente, quindi ce, ce ne sono di conferme. Io vorrei che Daniele vi spiegasse un pochettino l'iconografia, perché io ho parlato un po' degli elmi, però parliamo delle armi prima, parliamo, la, finiamo, la finisco questa parte qui. E chiaramente hanno degli, degli elmi. Spiegheremo dopo perché sono nudi, che molti lo chiedono lo vogliono sapere, ma soprattutto. Non va? Non va? Boh. Come facciamo? Eh, e mo? Eh, Prova a staccare e riattaccare. Vedo un po' di pazienza. Se no c'è il piano B sempre. Questo c'è. Full screen. Ok, allora. Eh, hanno degli elmi, ma per essere dei guerrieri, come vedremo, devono avere delle arpi. Allora, partiamo dal nostro amico B. Vedete? Ci sono dei segni su avambraccio, braccio di una lancia. Anche qui chi ci ha messo il rametto, chi ci ha messo la spada, chi ci ha messo nonché cosa, senza nemmeno guardarli i segni. Io continuo a chiedermi certe volte da gente che mestiere fa. però Allora, questa bella vediamo dopo. Allora, andiamo invece su A, dove c'è ancora una volta, ci sono i segni di una lancia, però come vedrete, Daniele vi spiegherà dopo, sono impugnati in maniera diversa. Una la tiene fra, fra le due dita, mentre B la tiene saldamente in mano. Sono due atteggiamenti diversi che vi spiegherà avanti oltre alle lance questi due opliti guerrieri greci opliti hanno degli scudi di a abbiamo il porpax e l'antilabbe il porpax è questo anello sul braccio che serve a fissare lo scudo mentre poi è stato trovato nel mare di riace anche questo antilabbe che è questo pezzo di corda modellato in bronzo che è pertinente alla mano di a calza perfettamente Difatti, è la corda che correva intorno allo scudo per poterlo impugnare, stringere e tenerlo saldamente. Non abbiamo dubbi nemmeno su questo, chiaramente. Stessa storia per B, dove abbiamo un ulteriore segno di fissaggio dello scudo sulla spalla, sempre tornando al discorso perché dovevano essere esposte all'esterno, e quindi dovevano preoccuparsi chi li ha fatti si doveva preoccupare di farle sopravvivere alle intemperie. Abbiamo un altro fissaggio. Dunque, che abbiamo? Abbiamo due opliti armati. E pronti a combattere, che si stanno affrontando. Che pensiamo di questi due guerrieri, Daniele? Pensiamo. Avete visto, incredibilmente, in 50 anni di studi sui bronzi, nessuno era andato a guardare i segni. Io mi ricordo, perché vedete, dal mio punto di vista si tratta di emozioni. Io mi ricordo l'emozione di quando ho visto il segno a V sulla testa del bronzo A. Mi ricordo come mi sono sentito. E mi ricordo facevo lezione, ero appena sposato, mi ero appena sposato e ancora ero professore supplente nelle scuole. e Facevo lezione di archeologia a San Giorgio Morgeto. Io mi ricordo che i ragazzi avevano più interesse alle pause in cui giocavamo con un gioco che si chiamava Retaliator piuttosto che quando gli facevo lezione. C'era uno, uno dei primi videoproiettori e proiettando un'immagine di una moneta, che è quella che vi ha fatto vedere Saverio, che è quello statere corinzio, questo qua uno statere corinzio eh, di metà V secolo avanti mi sono accorto, era da anni che studiavo, cercavo di capire perché c'era quel paranuca a ricciolo che non riuscivo a capire. E in quel giorno vidi che c'era anche il paraorecchio. quindi non era un paranuca fissato all'elmo, ma c'era una cuffia sotto, e della parte una ricerca che è finita poi in un libro e che ha trovato che questo segno è il segno del comandante. Che per poter capire queste cose, cari amici, noi dobbiamo entrare nella prospettiva antica. La prospettiva antica non è fotografica, ma è iconografica. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io mi sono comprato un Elmo Corinzio, 36 euro a San Marino, e cammino casa a casa con l'Elmo Corinzio messo in questa maniera, vi giuro, è vero. Ci sono le foto. Mi metto l'Elmo Corinzio sulla testa, in questa maniera, e provo a camminare. Ma nemmeno se uno ha studiato a Oxford, ne nemmeno se uno è una modella fantastica che riesce a camminare ferma, l'elmo cade. Di fatto, studiando nel, 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 nei reperti archeologici, nessuno porta l'elmo in questa maniera fino agli inizi del V secolo a.C. Quindi è un'invenzione iconografica. Significa che io voglio fare vedere la testa del il volto dell'eroe e quindi gli alzo l'elmo qua sopra. Ma, nei film inglesi voi vedete che camminano con stelmo messo così, non so quanti chiodi gli hanno messo per tenerli sulla testa, non tiene l'elmo. E iconografia è anche il fatto che sono nudi. Perché sono nudi? Avevano caldo? Oppure non avevano i soldi per l'armatura? No. Quando spiego ai miei ragazzi, ai miei studenti, l'iconografia degli imperatori romani, devo spiegare che è il vestito più presuntuoso che hanno è quando si fanno raffigurare nudi. Perché nel mondo antico la nudità la possono, possono essere visti nudi solo gli eroi e gli dèi. Se voi vedete una statua antica nuda, o è un dio o è un eroe, non c'è soluzione. Avessero fatto la statua a me, mi avrebbero fatto col cappotto. Di più, manco, manco con la giacca, mi avrebbero chiuso completamente. E allora io come faccio, io artista, a fare capire che si tratta di due eroi? Mi metto nudi. Però devo fare capire che sono due guerrieri. E allora gli devo mettere il minimo indispensabile, elmo, scudo e lancia. E così faccio. Però, nella mia arte, io sono l'artista che l'ha fatti, devo cominciare a tracciare un profilo psicologico, perché voi l'avete visti. Non sono i tipici ritratti di chi va a farsi la foto per il passaporto, per la carta d'identità. Uno è arrabbiato, l'altro lo vedremo, è triste completamente, è abbattuto, sembra a me quando mi interrogavano in greco Castrizio paradigma di didasco e io diventavo come il bronzo B appena ve lo fa vedere Saverio capirete che è così qui noi abbiamo due bronzi che stanno recitando ah. Castrizio paradigma di didasco e io calavo la testa in questa maniera rovinato quindi c'è un messaggio di fondo quindi abbiamo leggiamoli iconograficamente uno è un guerriero eroe. L'altro è un guerriero eroe, ma è un capo. Ha la chiuné sulla testa. È un tiranno, un re. È un vero capo, questo. Allora noi dobbiamo leggere iconograficamente questo. Vi rovino la salute anche. <ride> Guardate a che livello di pazzia siamo arrivati. Allora, il bronzo ha... fa vedere i denti in questa maniera. Che sta facendo? Prima cosa, di grigna i denti. No, non di i denti, perché abbiamo, siamo amici del restauratore che si chiama Nuccio Schepis, che insieme a Paola Donati buon, è morta, è stata una delle più grandi restauratrici di, antiche, di cose antiche archeologiche in Italia. Abbiamo il loro racconto di quando hanno tolto dalla testa del bronzo A ah, l'ultima parte di terra. E da dentro, soffiando, è uscita una nuvoletta di fumo di terra dalla bocca. Si sono abbracciati dicendo, il bronzo A respira. <ride> cioè, gli abbiamo restituito il respiro dopo, dopo 2500 anni. E quindi c'è un'apertura. Un quindi non sta di digrignando i denti. Siamo andati a guardare Tirteo. Tirteo dice, oh voi giovani in prima fila, quando siete a combattere, mordetevi con i denti, il labbro inferiore. No, perché non si sta mordendo. Sapete che sta facendo? Sta facendo come facciamo tutti quando siamo arrabbiati con qualcuno. Ti trovai, ti picchiai, ora ti ammazzo. È nell'atteggiamento di minaccia. Tutte le fonti, quando parlano di questo gruppo, dicono che uno dei due è arrabbiato. In latino lo vede, il Proeta Papinio Stazio dice: Ostile tuens. È arrabbiato. E questa è l'iconografia. Abbiamo fatto un altro passo avanti. Abbiamo visto che sono due Stato dello stesso gruppo. Abbiamo visto che uno è arrabbiato e che l'altro è, 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 è invece preoccupato, avvilito, ha paura. Abbiamo un altro piccolo segnale dal punto di vista, me l'ha ricordato Saverio che me l'ho dimenticato, eh, c'è un altro piccolo segnale psicologico. Il bronzo A tiene la lancia tra pollice, indice e medio. Chi è scout sa che l'Alpenstock si tiene così. Chi è scout? C'è qualcuno scout tra noi? Lo, lo teniamo l'Alpenstock in questa maniera. Se io devo combattere, devo fare un po' di movimenti prima di combattere. Quindi sto, intanto sono arrabbiato, guardo negli occhi il mio nemico. E sono, prima di combattere, devo fare due o tre movimenti. B, che è spaventato, invece tiene la lancia. Pronto a combattere. Cioè, ha talmente tanta paura che è come se, usando una metafora un po' stupida, ma che fa capire, è come se uno avendo una pistola già intanto la arma, toglie la sicura. B è spaventato, sa quello che sta per succedere. Cominciamo a guardarli come se fossero due attori. A questo punto, Saverio, dobbiamo ragionare del colore. Giustamente che voi nelle ricostruzioni che proponiamo li vedete colorati e dite ok sì colorati colorati si fa presto a dire colore in realtà basta leggere sempre i segni anche qui perché ci sono tutti come vi ho detto gli occhi ora purtroppo non ci è rimasto ma sappiamo studiando i materiali sappiamo che erano colorati le labbra i capezzoli sono di rame i denti d'argento insomma c'è qualcosa di colorato che fa pensare che l'estate potessero avere delle caratteristiche cromatiche oltretutto se voi andate al museo e le guardate attentamente ci sono ancora delle patine colorate questi sono due periodi diversi che si leggono uno questo color pelle abbronzato sotto e sopra poi come spiegheremo è stata messa questa patina nera per altri motivi dietro ancora si vede si vedono entrambi i colori uno e due dei due periodi quello che si omiglia un po' alla pelle oltretutto se voi guardate le barbe incredibilmente nelle parti consumate c'è questo biondo questo color biondo che viene ancora fuori, guardate questo ancora di più dunque necessitava uno studio questa cosa necessitava uno studio partendo da una cosa importante quando hanno restaurato le statue l'ultima volta sapete che avevano si è detta questa cosa abbastanza diffusa che avevano il cosiddetto cancro del bronzo cioè l'acqua salata per millenni li aveva iniziati a corrodere. Allora, dovevano, dopo aver fatto il restauro, dovevano capire come stava la, la, il metallo e hanno fatto un piccolissimo carotaggio nella gamba di B. Questo è... Sì, c'è un buchino, però, influente, insomma. È, è, questo è il colore vero della fusione. Cioè, il bronzo è di questo colore. Io vi dico biondo, perché è biondo. <ride> Quindi già, già dà un indizio. Vi parlo un po' più tecnicamente, una lega di bronzo con il 12% di stagno che permette di avere due cose. Sicuramente, non un metallo migliore perché era più fragile, ma era più importante avere due cose: più dettagli perché probabilmente è più fluido. Difatti, i dettagli delle vene, dei riccioli sono incredibili. E soprattutto il colore biondo che è praticamente come quando voi disegnate o colorate su un foglio bianco, partite dalla parte più chiara per. Scurire e ottenere le altre tonalità si parte dalla tonalità più chiara ottenibile per poterlo scurire chimicamente. Abbiamo un caro amico che si chiama Domenico Colella, il col quale torno a dire collaboriamo perché le professionalità vanno messe assieme, è la chiave di tutto. che Si occupa di fusione di metalli, fa repliche di armi e bronzista. Ci ha fatto una replica col 12% di stagno. Guardate un po', questo è il campione di Domenico e quello è il biondo applicato, guardate come funziona. Questo mi ha permesso di fare una ricostruzione più credibile, che è questa statua bionda, perché? Perché gli eroi, non lo dimentichiamo, gli eroi e gli dei erano biondi. Achille era biondo, gli dei erano biondi, quindi su questo, mano sul fuoco, anche su questo. Ma quando uno ritiene che il lavoro sia finito, c'è sempre qualcosa di nuovo, perché queste patine, dice ma perché ci sono queste patine di zolfo? Cosa sono? Il metodo per cambiare colore chimicamente, perché se voi le pitturate, dopo una settimana se ne va il colore. Per resistere secoli andava scurito e colorato chimicamente il bronzo come con sostanze tipo il fegato di zolfo per esempio qui a domenica abbiamo fatto fare ulteriori mannaggia ulteriori campioni scusate lo riprovo ulteriori campioni con una diluizione selettiva di questa sostanza che permette di avere diverse tonalità ci arrivo subito niente vabbò intuitela diverse tonalità dal direi dal norvegese al subsahariano un po' di diverse tonalità della pelle mannaggia me ma lo volevo fare vedere però Vediamo se riesco arrivo ma ah, perché no Niente, non ce la facciamo vabbè pazienza e ho applicato queste tonalità alla fusione fatta dai giapponesi, il professor Koichiada è, un, è, un, è uno studioso molto importante che è venuto al museo a studiare la composizione del bronzo e ha, ha intuito prima di tutti quale fosse il colore originario, hanno fatto delle repliche giapponesi per, per capire la tecnica di fusione e io ho applicato il colore a questo e vedete inizia a essere qualcosa di credibile, ma con un po' di buonsenso è quello che serve per... Capire come poteva essere ho fatto, applicato delle sfumature di questi campioni fatti da Domenico che mi hanno permesso di ottenere questi color pelle mediterranea, olivastro insomma. io direi che cominciano a, a somigliare anche eh, a un riscontro sulla pittura vascolare su tante altre cose che probabilmente abbiamo già visto che è interessantissimo ma anche qui dice abbiamo finito Daniele? Non abbiamo finito <ride> perché si scopre che tutti quei venti e passariccioli della barba del bronzo A che è la più dettagliata fra le due sono fuse uno a uno i riccioli sono fusi uno a uno e applicati separatamente tutti con percentuali di fusione differenti perché? per ottenere diverse tonalità vedete questo è il 12. Do... mannaggia vedete. se vedete non vedete dove è che prendo le stampe Eh, mi sa che prendo le stampe allora a questo punto, aspettate. Piano B. Piano B, piano B. Vabbè, sostanzialmente non so cosa riuscite a vedere qui, però... Allora, vedete in basso ci sono i due campioni. Uno con il 12 che è quel biondo che vi ho detto, mentre il, il più ramato è con il 2% di stagno, quindi con molto rame. E poco stagno. Immaginate adesso questa barba del Bronzo A come doveva apparire sempre con quel solito pizzico di buonsenso, così variegata e incredibilmente realistica. Cioè, immaginate cosa doveva essere questa, questa cosa a vederla appena fatta perlomeno nei primi secoli. Insomma, io penso che l'autore dei bronziriaci, non, non solo era abilissimo nella scultura, perché era sicuramente un maestro in quel secolo d'oro, che è il V secolo a.C., ma conosceva di chimica, di, di, di chiaroscuro pittorico. Di, eh, io no, non ho parole. Alla, a, a ogni cosa che scoprivamo con Daniele rimanevamo in silenzio, per capire come fosse possibile trovare riscontro in tutte queste cose. Che dire? Eh, abbiamo due guerrieri armati come abbiamo detto ma in questo momento abbiamo anche colorati grazie <ride> mi pare che ci siamo abbiamo messo a fuoco come stanno come sono messe e siamo al, al punto dell'inizio della ricerca storica un altro particolare che vi dobbiamo dare che faremo come si fa, come si faceva negli incontri di pugilato cartelloni così e un'altra cosa che vi dobbiamo dire è che dobbiamo cominciare a ragionare della loro storia che cosa sappiamo della loro storia noi sappiamo che i bronzi furono fatti ad argos come lo sappiamo lo sapevamo già perché ci sono state tre eh, diverse analisi della terra di fusione per voi ragazzi la terra di fusione è la parte interna di un bronzo su cui poi che quindi si modella come la statua deve essere, poi si mette sopra la cera, poi sopra questa cera si mette ancora della terracotta, alla fine poi per gravità si fa in modo che la cera si sciolga e se ne vada e poi al posto della cera si versa il bronzo. È un processo difficilissimo. Tra l'altro sembra che chi ha fatto i bronzi aveva usato un sistema che se avesse sbagliato doveva ricominciare tutto da capo mentre c'è un altro sistema che si chiama indiretto nel quale uno faceva un calco e ricominciava quindi poteva risparmiare un pochettino di lavoro ma questo era un pazzo e quindi la terra di fusione ci diceva che era Argo ma una volta che siamo qua Saverio eh. mostriamo il, il pezzo forte il, il riscontro ad Argo siamo <ride> andati ad Argo chiamati sì, da due amici uno carissimo amico mio che si chiama Costantino Sezianpasis sì. che è un archeologo di Argo il quale fa da badante a un vecchio archeologo greco che si chiama Christos Piteros, insopportabile veramente, non può dire che siamo <ride> Però... lontani. <ride> Però bravo. E questo ci hanno chiamato perché Gora di Argos, vedete, questa è la città di Argos, questa è Gora, vedete cioè questa è la base e su questa base avevano visto dei segni. Ci hanno chiamato a me a Saverio e siamo andati, Saverio ha fatto questa fotogrammetria e abbiamo te. trovato abbiamo sì. trovato i piedi del bronzo A. Io mi ricordo, vi ho detto che l'emozione fa parte integrante del mio mestiere, non lo farei se non ci fosse questa emozione. Mi ricordo quando sul treno, tornando da Argos, arrivati da Roma e tornavamo verso Reggio, Saverio finalmente il computer riesce a finire sì, i calcoli sì. del, del rilievo che aveva fatto e insieme vediamo il bronzo che scende. Che scende sulla base quando i, i, i piedi hanno preso esattamente la forma. Poi. Immaginate il momento? Eravamo già convinti. Lui, poi, è terribile: dice, no, devo vedere, devo studiare, devo capire. Alla fine si è convinto pure lui perché abbiamo trovato vicino al piede destro una piccola fossettina nel base e lì ci, sta, ci va la lancia. Quindi abbiamo tre, pe, tre confronti, che è impossibile, come si vede nel nebbia in palpadana. Abbiamo tre confronti, oh, non fa yeah. niente, ma intanto l'abbiamo detto e l'hanno visto. Aspetta, e quindi noi abbiamo, noi abbiamo la sicurezza. Però ad Argos noi leggendo bene, si è ricontato ce ce è ah, Ok, è tornato. Eh, però noi guardando bene i segni vi facciamo vedere un altro piccolo gioco. Si vede nel segno del bro, dove c'è il, il piede del bronzo A, si vedono i segni di dove hanno usato lo scalpello e il piede di porco. Per farlo, per farlo togliere. Ci sono i segni di scasso. Proprio hanno preso e per poterlo rimuovere hanno fatto. Tra l'altro, vi devo aprire: lo so che fa caldo, forse abbiamo cominciato a stancarvi. Però i bronzi, quando sono stati trovati, pesavano 400 kg l'uno. Poi io vorrei sapere il dietologo qual era. Adesso pesano 150 kg l'uno. Se trovo quel dietologo hanno dovuto fare, hanno dovuto scavare dentro e togliere tutta la terra di fusione, che noi pensavamo fosse una cosa stupida, ma perché gli antichi lasciavano la terra di fusione? Lasciavano la terra di fusione, amici miei, perché queste statue dovevano stare all'aperto e dovevano pesare tanto. Adesso i bronzi che non hanno la terra di fusione non possono essere più trasportati, sono fragilissimi. Gli abbiamo tolto tutta la carne dentro, tutta la forza. Per cui abbiamo capito che ad Argo stavano messi là piantati senza un supporto senza una base cioè messi lì per gravità e furono tolti furono tolti dove li troviamo li troviamo a Roma a Roma fanno una cosa incredibile quando voi andate a vedere i bronzi di Riace vi accorgete che il bronzo B è di V secolo a.C. fatto ad Argos, tranne braccio destro e avambraccio sinistro che non sono i suoi. Un po' si intuisce il colore, qui è un po' diverso. Sono, sono stati presi come pezzi di ricambio di un'automobile. Si erano rotti il braccio destro e l'avambraccio sinistro. A Roma hanno preso un'altra statua antica che poteva andare bene e gliel'hanno montato là. Questa è così. E siccome poi dovevano, come quando si fa un, un cambiamento di questo sulla macchina, che si fa poi? Si vernicia e li hanno verniciati di nero lucido. Quindi a Roma questi li vedevano di nero lucido, una cosa impressionante. E tra l'altro, bellissima. Chi li vede a Roma? Perché ormai siamo arrivati al zucco e stiamo arrivando alla fine. Chi li vede a Roma? A Roma li vede nel 96 d.C. un grande poeta che si chiama Papinio Stazio, un poeta latino, che scrive La Tebaide. Nell'undicesimo libro della Tebaide racconta la storia terribile. Il punto cruciale di questa storia terribile che vi devo raccontare: i due ragazzi sono Eteocle e Polinice, sono i figli di Edipo. Avete, conoscete Edipo? Edipo è l'uomo più perseguitato dalla storia, senza volerlo, uccide il padre, sposa la madre, una cosa incredibile. Noi ancora abbiamo il complesso di Edipo, ma Edipo non voleva sposare sua madre, non si era innamorato di sua madre. È stato il destino, la sorte, che nonostante Edipo abbia fatto di tutto per non uccidere suo padre, per non sposare sua madre, è finito come il destino aveva voluto. Da Edipo nascono quattro figli. Una la amate tutti, che è Antigone, il più bel personaggio della storia, della letteratura antica, la sorella affettuosa, la sorella che dà la vita per proteggere, seppellire il fratello. Ismene, che è invece la sorella Scema, quella che si fa i fatti suoi ce l'abbiamo tutti in famiglia un ismene che si è sempre fatto i fatti suoi e che non collabora. E poi i due maschi brutta gente Eteocle e Polinice quando il padre abdica, il trono deve essere diviso tra Eteocle e Polinice, che fanno? Si mettono d'accordo, non ce l'abbiamo l'immagine quella lì si mettono d'accordo e arrivo, arrivo. si mettono d'accordo e decidono che regneranno un anno l'uno. Un anno l'uno. Io che sono Eteocle, che sono il più anziano, io che sono Eteocle, che sono il più anziano, regno per primo. Mi metto la chiunè, sono il tiranno. Dopo un anno, Polinice torna e Teocle gli aveva mandato un messaggino prima, SMS, e gli aveva scritto Polinice stai sereno. E lì Polinice aveva cominciato a capire che forse c'era qualcosa che non stava funzionando. Nella verità, appena arriva Polinice. Il fratello gli dice beddo in diretto gli ha torno Beddo. A veniste, torna, cioè, non c'è niente da fare. E lo esilia per sempre, poverino, lo esilia. E questo va ad Argos e si sposa la figlia del re di Argo. Questo un po' di fortuna ce e si sposa la figlia del re di Argos. Adrasto, Adrasto dice. Mio, mio genero, io ti porterò sul trono! Ti do l'esercito, andate e conquistate Tebbe. partono i sette a Tebbe. I sette a tebbe è una tragedia importantissima, l'ha fatta Eschilo, ma era una storia ancora più antica. Vanno a, a Tebe e i sette a Tebbe muoiono tutti, tranne Adrasto. Ma Adrasto aveva le cavalle fatate, okay. quindi aveva. Aveva la Red Bull invece di avere la Ferrari, e quindi Adrasto riesce a scappare. Tutti gli altri muoiono. Gli ultimi che rimangono sono, sono Edeocle e Polinigi, i quali si affrontano a duello. Qui Saverio tenta di farvi vedere nelle troviamo. il sarcofago di Villa Dora Panfili a Roma, a Roma. Doria Panfili a Roma. Nel quale si vedono un gruppo a cinque. Su questo gruppo a cinque, di cinque statue, parla un retore cristiano che si chiama Tazziano il Siro, il quale dice. Nella sua opera più famosa, che si chiama Lettera ai Greci, Lettera ai Pagani. Lui è un cristiano e dice: Voi, pagani, avete dei miti che fanno veramente schifo. Ge Zeus è un, un sciupa femmine, Apollo è una carogna, Ercole è un assassino. Ma, ma come fate a dare a raccontare ai ragazzi e ai bambini, ai bambini le, le storie che vi racconta che vi raccontano sui miti greci? Allora, in un punto dice, e voi? Avete in onore il fratricidio perché vedendo, vedendo scrive, vedendo Eteocle e Polinice non li mettete sottoterra insieme al loro autore Pitagora di Reggio. Pitagora di Reggio è il più importante bronzista del V secolo avanti Cristo, purtroppo studiato da una tedesca che è riuscito a non capire niente e noi non studiamo nemmeno all'università Pitagora di Reggio. Ma tutte le fonti antiche dicono che era migliore di Fidia, migliore di Mirone, che aveva fatto un sacco di cose bellissime. Tutti noi, se prendiamo una banconota degli euro, nell'ologramma Rainbow che avete in tutte le banconote e nella filigrana, vedete una testa di Europa su toro, che era la sua opera più importante. Un'opera importantissima, raccontata per secoli. Quindi, duello finale. Esce la madre per fermare i due figli. E noi abbiamo nella ricostruzione che, che abbiamo proviamo. visto ad Argos il gruppo completo: cinque statue. Eteocle, il bronzo B, Polinice. Abbiamo trovato accanto alla base di Polinice, del bronzo A, abbiamo trovato un piccolo piede femminile. C'era veramente. Antigo. Antigone che sta cercando di convincere Polinice a deporre l'ira. Questo è Omalamente. malamente, isso, isso issa e Omalamente. Questo è Omalamente, questa è Tiresia. Tiresia è l'indovino cieco, accecato da Zeus perché Tiresia è l'unico essere umano nella mitologia, le, le pazzie dei greci, che era stato contemporaneamente, era stato prima maschio e poi femmina. E Zeus, Zeus l'aveva fatto perché voleva sapere chi prova più piacere tra l'essere maschio e l'essere femmine. Siccome lui aveva risposto che hanno più piacere le donne, Zeus ha detto, ah bello, hai sbagliato la risposta, ti acceco, però ti do il dono della profezia. Questo disgraziato, che forse abbiamo trovato la statua, perché Viteros nel 91 aveva trovato una statua ad Argos, che assomiglia tanto a questa qua, solo che se ne sono dimenticati nei magazzini i greci, siamo dovuti andare noi adesso alla statua, e in restauro a, ad Atene. Questo non aveva voluto che tornasse Polinice e questo, ora vedrete, avrà un ruolo importante. Al centro la statua che doveva essere il capolavoro di tutta la, la, la statuaria greca antica, la madre che cerca di fermare i figli in questo atteggiamento. La cosa incredibile, non voglio scocciarvi, siamo veramente arrivati alla fine, la cosa incredibile è che noi abbiamo... La sceneggiatura e il testo di quello che si sono detti. Perché avete visto che i, le statue sono state fatte da Pitagora di Reggio, che non ha mai lavorato a Reggio, e la storia si basa su un altro calabrese, Stesicoro. Stesicoro aveva fatto la Tebaide e aveva, trovato il, aveva, aveva raccontato questo momento. Noi, incredibilmente, abbiamo il testo. Il papiro di Lille racconta proprio questo momento e ci dice quello che dicono i protagonisti. Ve lo riassumo brevemente. La madre dice, figli miei, Tiresia, il coso lordo, Tiresia dice che se voi vi combatterete, morirete tutti e due. Allora facciamo un patto, facciamo un sorteggio. Chi vince si prende il regno, chi perde si prende il bestiame è tutto loro e se ne va per sempre. I due furono d'accordo. È fatta. Il coso lordo prende immediatamente la parola e comincia a gridare. E noi a Polinice non lo vogliamo. Ha portato l'esercito, ha ammazzato i nostri fratelli. Ma come possiamo avere tiranno a questo che ci ha portato la guerra in casa? No, bello, gli grida nel testo. Prenditi il bestiame, prenditi i soldi e vattene. Tanto tu hai sposato la figlia del re di Argos, sarai il re di Argos, non è che ti stiamo mandando sotto un ponte. Le ultime parole che si leggono nel profilo di Lille sono: Polinice si arrabbiò ed è ancora, ed è ancora arrabbiato. Eternamente arrabbiato, eternamente arrabbiato. Questa è la storia raccontata da uno di Gioia Tauro, sicuro sì, era di Gioia Tauro, messa in bronzo da uno di Reggio. Fatta ad Argos, arrivata poi a Roma. E l'ultima cosa che vi devo dire poi è che questa storia: queste statue vengono viste da questo poeta Papinio Stazio, il quale ci dimostra che vede, che vede le due statue. Perché dice: nella scena clou in cui i due si parlano, dice che Polinice guarda in maniera ostile ci sono quelli dello scientifico, quindi posso osare bestemmiare in latino, ostile tuens, guarda in maniera ostile il fratello. Quindi Polinice, il bronzo A, guarda in maniera ostile il bronzo B. Perché? Perché gli vede sulla testa l'elmo del re, Cassia Reggia. Iconograficamente noi avevamo visto che uno dei due è arrabbiato, l'altro ha l'elmo del re. Per quel pezzo di cuoio... Due fratelli stanno per ammazzarsi, questo è il messaggio. Il messaggio è che le guerre tra fratelli non possono avere vincitori, ed è un messaggio politico: le guerre civili, quando si combattono, lo stesso popolo combatte contro se stesso, nessuno vince. Lo stiamo vedendo con la guerra in Ucraina, in cui due fratelli, perché fino a poco fa ucraini e russi erano fratelli, saranno nemici per secoli. Per queste morti. Nessuno può vincere, Augusto, che capisce questa cosa, li porta a Roma e li mette: sapete dove? Al largo Argentina, dove c'era il dove era il, la, il teatro di Pompeo. Di Lì era stato ucciso Cesare. Con la morte di Cesare c'erano stati milioni di morti nella guerra civile. Con, prima con Bruto e Cassio e poi tra Antonio e Ottaviano, si erano ammazzati come cani. Alla fine, per dire che le guerre civili non servono a niente, prende questo gruppo e lo mette lì. Nel IV secolo d.C., Costantino fonda Costantinopoli, che oggi noi chiamiamo Istanbul, prende questo gruppo e lo vuole portare a Costantinopoli. C'è il secondo libro dell'antologia palatina che è tutto... Sulle statue che Costantino ha preso a Roma e ha portato a Costantinopoli. Tutto. Nel viaggio tra Roma e Costantinopoli passa da Riace, affondano, vengono buttati a mare, succede qualcosa che noi non capiamo, le due statue si perdono per sempre e vengono poi ritrovate nel 1972. Da quel momento in poi, questo messaggio di pace, e io vi voglio dire scherzando, salutandovi, e chi l'aveva capita questa cosa era Minor Reitano. perché Mino Reitano fa una canzone che si chiama Bronzi di Riace, Guerrieri della Pace, e dice Bronzi di Riace, guerrieri della pace. Oh oh! Quindi lui aveva capito profetico Minor, noi speriamo che ci siano altre statue. Noi speriamo però. Sì le hanno nascoste dal, dal posto del naufragio, le hanno tirate più lontane. E così noi non abbiamo ancora trovato, dopo 50 anni, non siamo riusciti a trovare il posto... Il... qualcuna una forse, è a Getty Museum, però siccome è appena uscito il film Semidei nel quale crediamo a Mariottini che dice sì, che no, io quindi... dico questo. <ride> sì, io pure, punto le mani. Ragazzi, abbiamo finito, vi abbiamo annoiato. Ma questa è la storia. Grazie. Un gruppo per la pace. Quando andate a vedere, vi capiterà senz'altro di vedere i bronzi, guardate, giudicateli come attori, se hanno recitato bene, perché non sono al matrimonio che si sono messi in posa, ma è in una scena terribile, la scena in cui una madre tenta di salvare i suoi figli dalla morte e tenta di salvare noi dalle guerre tra fratelli che sono le cose peggiori grazie grazie, Va bene. A, te. grazie a tutti allora vi ricordo solamente l'appuntamento di oggi pomeriggio alle ore 15 qui all'Officina della Cultura l'evento Pollicino e il Barcone storie di minori non accompagnati con Vitaliano Fulciniti e la testimonianza di Mohamed Sissi